graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada, informada com ardor, da alma da mais linda flor de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, o teu coração junto ao meu ansiado pregado. Buongiorno, devi andare, Vetto. Finalmente. Non ti dico dove devi andare questo buongiorno. Buongiorno, devi andare ad ascoltare. Un'altra roba, sempre con aree finiva, ma vabbè, me la tengo per me. Devi andare ad ascoltare, esattamente. Questo è il mio buongiorno, devi andare, di questo sabato mattina. Andiamoci ad ascoltarci. Ormai ci sappiamo in memoria dopo questo bellissimo sabato mattina in casa Matteo Piano. Sì, devi sapere che anche la stampa ieri ha detto che la nostra sede di questa radio è casa Piano. Ma va bene. No, vorremmo che fosse un attimo nomade, tra l'altro. Sì. E quindi anche un po' anche a casa mia, ma il materiale ora è pesante e qui, e quindi devo un po' adeguarmi a fare un po' di avanti e indietro. Ma sta zitto, un po' di staffette. Qua vicino. Bene, questa trasmissione che vi abbiamo preannunciato l'altro giorno nella puntata zero appunto nasce da il film di cui avete appena sentito la colonna sonora nell'intro, un film che mi ha fatto vedere Vetto un sabato in una trasferta durante un cineforum che organizzato molto all'ultimo minuto amatorialmente. E sì, è un film di Giorgio Diritti che si chiama Un giorno devi andare e parla un po' di questa esigenza, di questa volontà di questa ragazza di voler andare, appunto. E non è tanto una fuga, credo, ma è proprio uno stimolo che parte da dentro e finisce in un modo molto curioso, molto interessante. E ora siamo qui oggi a chiederci, in questo buongiorno, verso dove vogliamo andare e dove vogliamo dirigere questa nostra trasmissione. Bello, esattamente così. È un buongiorno che diciamo è un po' più un buon appetito, perché dovete sapere che questa mattina è da un po' che proviamo a fare un podcast, ma abbiamo avuto problemi al mix. La nostra non è una negligenza, ma è proprio un'incapacità ancora. Sì, diciamo che è un buongiorno, devi andare. Era un po' posticipato. Ma salutiamo la signora Renzetti. Salutiamo la carissima Cristina Renzetti, che è la signorina, sì gentile, che ha appunto cantato la colonna sonora, che abbiamo scoperto che ha inciso, mi pare, questa colonna sonora proprio qua in Emilia Romagna, negli studi di Casalecchio di Reno, e lei è docente a Vignola. E è un po' un incipite, un preludio di tutta questa puntata un po' tribale spagnoleggiante. Bravissimo, assolutamente sì, perché io mi sentivo in questa settimana etnica, ho cercato sabato delle canzoni un po' così, un po' non, forse non da me. Eppure vi lasciamo con una prima canzone che parte con un bel discorso, per tutte le fans e i fans di Paolo Nutini. Assolutamente, viva Paolo Nutini! Iron Sky! To those who can hear me I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Let us use that power.
Bene, grazie a Paolo Nutini di questa Iron Sky, che comunque è una bella canzone, a me è piaciuta. Sì, un attimo remixatina, però secondo me non me ne siete neanche accorti, almeno. Tu dici, non conoscendo l'originale, in realtà, io ho trovato soltanto questa versione. Come sei ferrato, come Madonna. Sei ferrato. Allora, volevamo fare l'angolo che scorribande. Per te, che Vetto facciamo un programma scorribande. Ecco, sì, già ne abbiamo pochi. Vetto, dacci il tuo angolo c'è posta per te, forza. Sì, volevo ringraziare una piccola ragazza che ci ha scritto una mail e volevo rendervi partecipe di questo piccolo messaggio che proprio recitava... una sorta di gratitudine nei nostri confronti perché aveva riunito intorno alla famiglia, intorno alla tavola, la famiglia, e quindi più età, più generi musicali, più idee, e ci siamo riusciti anche in questo ed eravamo molto soddisfatti e contenti. E anche Matteo credo che abbia ricevuto altrettanti messaggi e abbia risposto a tutti. Ma assolutamente, è diventato un lavoro, in sì, ma anzi, vabbè, io devo dire la verità, rispondo quasi sempre a tutti, tolto chi... Ma chi piuttosto... Non mi sta simpatico. Allora, piuttosto, no, volevo dire un'altra cosa. Grazie a tutti perché è stato bello il fatto che ci siano arrivati molti pareri da un po' tutte le età, e questo è significa sì, come cosa, secondo esatto. me. Esatto, vuol dire che qualcosina almeno... Ha funzionato o potrebbe comunque andare avanti e funzionare? Assolutamente sì. Mi allaccio io, certo. Perché vado, e dico appunto che il mio buongiorno deve andare dove essere ad ascoltare, perché ho letto un interessantissimo articolo di Gramellini che parlava del fatto che avendo noi due orecchie e una sola bocca, il tempo che dovremmo spendere per ascoltare dovrebbe essere almeno il doppio di quello che... impieghiamo per sì, parlare. Sì, impieghiamo per parlare, per dar fiato alla bocca, lui dice addirittura. Ed è una bella riflessione che ho sottoposto anche a Vetto questa mattina, nel senso che forse con l'andare avanti del tempo, negli ultimi anni, siamo diventati meno bravi ad ascoltare, tutti, non è che sto a puntare il dito, però forse facendoci un esame di coscienza siamo sempre più presi da tante cose, sicuramente anche la tecnologia non aiuta forse assolutamente in questo, e c'è forse bisogno di ascoltatori, di un buon amico che ascolta, ma anche di oratori. Di oratori, assolutamente. Però di oratori qualcuno che sappia parlare, ma qualcuno che sappia, non oratori in quel senso, retorica, eccetera, però nel senso riconquistarsi un po' la parola e la possibilità e il piacere del raccontare. Sì. Perché anche farsi ascoltare non è sempre semplice. Non è sempre semplice, soprattutto... E ne sappiamo qualcosa. Assolutamente. Sulla nostra pellaccia. Siamo su questa barca. Soprattutto anche chi ascolta deve cercare di capire cosa ascoltare, perché non possiamo ascoltare tutto. Ognuno deve crearsi comunque una sorta di cosa vuole ascoltare, no? Di iPod, dove mettere mentale, dove mettere quello che filtri, gli piace. Ecco. Sì, assolutamente sì. Perché sennò, il tempo, ragazzi, sappiamo, non è tanto, eppure no, può essere... Quello sviluppo appunto di tecnologie quali, esatto. Web radio, vedi appunto questi due polli, vedi le TV con tutti i programmi. Siamo un attimo bombardati. Siamo bombardati di roba. Un'infinita possibilità. Possiamo di... ascoltare di tutto, esatto. Cavolo. Ed è una cosa che secondo me... È una giusta riflessione quella che ha fatto Gramellini ieri, e sono contento di averla letta. Ma ti vedo intanto, lesto a... Ma che lesto, fortuna che sono lesto, Vetto, tre volte abbiamo dovuto fare sta puntata. A tribaleggiare con qualche canzone. Sì, metto questa canzone qua che è un testo bellissimo che appunto parla... Una danzona etnica. Ma sì, chiamala come vuoi, questa mattina sei in vena. E parla appunto che dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo attivarci, dobbiamo cercare di cambiare le cose. Siamo quello che siamo quello che non sempre vogliamo essere, quindi diamoci da fare. Questo è Jarabe de Palo con Somos.